nessuno voleva vincere due scudetti consecutivi. Sarebbe stato qualcosa di leggendario, ma allo stesso tempo qualcosa di impossibile, specialmente se va via Spalletti, Giuntoli e una parte della rosa che era fondamentale. Buon pomeriggio ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto il Darion. Oggi è venerdì 3 maggio, siamo nella vigilia dell'uscita del film. Sarò con te. Siamo qui riuniti per parlare un po' di quello che è successo ieri, perché ieri appunto è stato il giorno dell'anteprima del film. De Laurentiis ha detto delle cose, ci sono degli aggiornamenti sulla panchina, sul toto allenatore per quanto riguarda l'anno prossimo. Prima di cominciare, vi ricordo l'iscrizione al canale, ragazzi. Mi raccomando, tanti di voi guardate i video ma non vi iscrivete, siamo vicinissimi ai 3300, ne mancano tipo 4, quindi fatelo perché è totalmente gratis e poi attivate la campanella. Detto questo, cominciamo. Ieri è stato il giorno dell'anteprima, voglio soltanto diciamo, soffermarmi su quello che ha detto De Laurentiis, su quello che ha detto prima e su quello che ha detto probabilmente dopo, non so temporalmente dove collocare quelle parole, però. Prima della proiezione del film, ieri sera appunto è stato proiettato in anteprima il film. Prima di farlo, De Laurentiis ha detto delle cose che voglio andarvi a leggere. Siamo stabilmente tra i 20 club più importanti d'Europa. Frase alla siamo 13 anni consecutivamente d'Europa. Attenzione che quest'anno potrebbe fermarsi questa striscia positiva, eh? Attenzione. Questo a molti tifosi non basta e a me dispiace. Beh, non basta perché il tifoso è sempre ambizioso, vuole sempre avere di più. Per poter fare calcio, come dicevo da quando sono arrivato, bisogna essere aziendalisti. Anche il tifoso, come lo sono diventati anche la maggior parte degli allenatori. Qua dipende da cosa intende De Laurentiis col termine aziendalista. Se per aziendalista intendiamo una persona che appunto deve accettare senza batter ciglio la visione società appunto della società e deve accettare qualsiasi cosa venga fatta dalla società, non sono d'accordo. Cioè, io più che aziendalista non ho un termine specifico da usare, però secondo me il tifoso oggi nel 2024 sicuramente deve avere un occhio di riguardo ai bilanci, alle finanze. Non siamo più negli anni 70, gli anni 80, dove non c'erano i diritti televisivi, dove le società appunto non erano società che dovevano stare attente ai bilanci e ai debiti. Era tutto un altro calcio. Il calcio con l'inserimento dei diritti TV e col passare degli anni è cambiato profondamente e oggi bisogna stare attenti alla parte economica. Oggi purtroppo siamo molto legati al fatturato, il famoso fatturato, cioè tu puoi spendere quello che fatturi, quello che produci. Di certo non puoi andare a spendere quello che non riesci a produrre. Cioè, se io fatturo 100, non posso aspettarmi di spendere 150-200, perché poi vado a indebitarmi. E per un club come il Napoli, indebitarsi è un problema incredibile, perché noi alle spalle non abbiamo Exor, non abbiamo Oaktree, non abbiamo fondi infiniti, che so, tipo come il Paris Saint-Germain che c'ha il fondo di investimenti qatariota alle spalle e quindi può spendere tutto quello che vuole. Non siamo il Newcastle che c'ha il PIF alle spalle. Noi purtroppo alle spalle non abbiamo nessuno e se ci indebitiamo sono cavoli amari. Quindi il Napoli sotto questo aspetto è obbligato ad avere una gestione economica oculata. Se parliamo di questo sono d'accordo. Se parliamo di altro, con il termine aziendalista dobbiamo un attimo capirci e trovare un punto d'incontro. Non bisogna storcere il naso su certe situazioni perché se fatturi un terzo o un quarto di altri, qua De Laurentiis fa il paragone col Manchester United, che penso sia il paragone più sbagliato che possa fare qualcuno, perché il Manchester United rispetto al Napoli è 100.000 volte più tutto. Cioè il Napoli rispetto al Manchester United è una caccola. E lo dico proprio con la tristezza nel cuore. A Manchester c'è anche lo United. Sapete che non vince da una vita? Lo stadio è esaurito da anni, non si trova un biglietto ed è il club che fattura di più al mondo. È il più ricco, appunto. E quindi non vedo proprio il senso di paragonare il Napoli al Manchester United. Pensate che è strano.
Qui se arrivi secondo sei un cretino, più in basso un fallimento. Ecco, questa frase mi fa molta paura perché mi sembra quasi una scusa, un alibi verso la stagione che è stata appena fatta. Ho veramente la tremenda paura che De Laurentiis da quest'anno non abbia imparato niente, perché se tu mi dici sta frase vuol dire che tu vuoi giustificare l'anno appena passato, che non si può sempre competere ad alti livelli, ogni tanto ci sta che l'annata vada storta. Io spero veramente che non sia così, perché se fosse così, veramente abbiamo un futuro nero. Aspettate, perché poi mo la parte bella arriva adesso, perché non felice di queste dichiarazioni, De Laurentiis ha poi detto un'altra cosa. Gli hanno fatto la domanda sulla stagione attuale e De Laurentiis ha detto: lasciamola stare. Lasciamola stare. E già qui non ha capito niente, perché se tu dici lascia, cioè questa stagione dovrebbe rimanerti impressa nella mente per l'eternità, cioè tu dovresti prendere questa stagione come riferimento e dire: io queste co quelle, le cose che ho fatto quest'anno non devo farle mai più. E invece De Laurentiis dice lasciamola stare, quasi appunto a voler dire: non fateci caso, è successo, è stato un caso. Io così l'ho letta. Chi crede che si possano vincere due scudetti di seguito è illuso. Chi crede di vincere due scudetti di seguito è un illuso. Allora, io ricordo in quel di maggio, più precisamente il 7 maggio, ricordo che una persona disse questo. Now, began a new era and we hope to rewin next year and the following year and the following year, but right now we must win the champions, we must win the champions, we must win the champions, we must win the champions. Qui nessuno voleva vincere due scudetti consecutivi. Sarebbe stato qualcosa di leggendario, ma allo stesso tempo qualcosa di impossibile, specialmente se va via Spalletti, Giuntoli e una parte della rosa che era fondamentale. Nessuno voleva vincere di nuovo lo scudetto. Si chiedeva solo una cosa: una difesa con onore dello scudetto che avevi conquistato dopo 33 anni. Volevamo una difesa con onore. Non di certo lo schifo che abbiamo visto quest'anno. Nella peggiore delle ipotesi, secondo me, il Napoli sarebbe dovuto arrivare quinto e quindi in Champions League. E invece siamo a 4 giornate dalla fine, noni. Rischiamo di andare nella parte destra della classifica. Rischiamo di non andare nemmeno in Conference League. E rischiamo l'anno prossimo di giocare due turni extra di Coppa Italia. Quindi, caro De Laurentiis, quando tu mi vieni a dire: chi pensava di vincere due scudetti consecutivi è un illuso, innanzitutto mi stai prendendo per il culo, perché tu a maggio dell'anno scorso hai fatto proclami che poi coi fatti non sono stati rispettati, perché uno, se vuole vincere la Champions League, non va a comprare Nathan al posto di Kim e non va a comprare Kai Huston-Lindstrom, fa tutto un altro tipo di mercato. E in generale, se tu vuoi vincere, 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 perché io queste parole me le ricordo proprio. Ce le ho qui impresse nella mente. Se tu vuoi vincere, 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 in estate fa altre scelte. Purtroppo io sto dall'esterno capendo che tu questi errori che hai fatto quest'anno non li hai minimamente capiti e stai mettendo tutta polvere sotto al tappeto e stai facendo capire che è stato tutto un caso, è stato l'anno della sfortuna. Va bene. Io veramente dopo le parole di ieri sera sono il doppio più pessimista per quanto riguarda il futuro, perché le parole che avete appena sentito vanno totalmente verso l'idea che appunto De Laurentiis da quest'anno non ha imparato niente. Va bene, comunque chiudiamo questa parentesi e parliamo brevemente degli aggiornamenti sulla panchina del Napoli. Ieri, ragazzi, radio gol, radio gol, Walter De Maggio, quindi anche qui prendete la notizia con le dovute pinze. Ha detto che praticamente Conte è ufficialmente saltato. E ci ha detto il motivo. Il prendete la notizia con le pinze non è tanto riferito al Conte è saltato, perché quello io lo sto dicendo da quando hanno messo in mezzo sta voce. Conte al Napoli era impossibile, 0%. De Maggio ci dice che era un problema tattico, cioè il 3-5-2 di Conte era inadatto a giocatori chiave del Napoli. E parlava di senatori.
e poi faceva il nome di Kvaratskhelia. Allora, perché Conte avrebbe dovuto usare il 3-5-2 a Napoli? Cioè, premessa, sapete la mia idea sui moduli. Però, parliamo di moduli, vogliamo parlare di moduli, ok. Conte generalmente usa la difesa a 3. Al Tottenham giocava col 3-4-3 perché aveva degli esterni come Son e Kulusevski. Perché al Napoli avrebbe dovuto usare il 3-5-2? Poteva tranquillamente usare un 3-4-3. Kvara e Politano esterni. E in mezzo una punta. Cioè, perché dovevo usare il 3-5-2? Potevo usare pure il 3-4-2-1. La certezza era la difesa a 3. Poi dal centrocampo in su poteva cambiare tutto. Quindi non capisco perché portare il 3-5-2 come modulo. E poi Kvaratskhelia. Kvaratskhelia nella nazionale gioca seconda punta in un 3-5-2. Poi ragazzi, Kvara per me è un giocatore universale, cioè dove lo metti, metti, fa bene. Poi gli altri senatori chi sono? Di Lorenzo? Di Lorenzo comunque con Mazzarri ha provato a fare il braccetto con risultati così e così. La rosa che abbiamo può essere adattata al 3-5-2 o al 3-4-3, dipende poi. Che se c'hai tanti esterni fai il 3-4-3, se c'hai tanti trequartisti fai il 3-4-2-1. Il Napoli poteva tranquillamente fare il 3-4-3 o il 3-4-2-1, tranquillamente. Il problema tattico è l'ultimo dei problemi. Conte ragazzi, al Napoli non viene perché De Laurentiis non vuole personalità più forti di lui, più ingombranti, non vuole gente che ha un potere importante, come ve lo devo spiegare? De Laurentiis vuole gli aziendalisti, ecco, gente che tu metti lì, che lavora, che non fa tante storie, che lavora con quello che gli dai e che si lamenta poco e che non ti porta problemi e che ha una personalità comunque controllabile. Ricordiamoci le parole di De Laurentiis in quella famosa conferenza stampa post Monza dove disse: vi spiegherò tutto a mercato chiuso. De Laurentiis disse una cosa: consigliatemi quello che volete, tanto io poi faccio il cazzo che mi pare. Cioè, De Laurentiis lo ha ammesso lui stesso anche più volte in passato. Lui vuole avere il controllo totale sulle cose di cui lui è in possesso. Diciamo, su lui essendo imprenditore e non prenditore, deve avere il controllo su tutto. E uno che ha il controllo su tutto, secondo voi va a prendersi un allenatore che può portargli problemi o può essere ingombrante, che vuole il controllo totale nell'area tecnica e non vuole che il presidente si mischi? Cioè, io veramente non capisco la gente che veramente si credeva che arrivasse Conte. Era proprio palese e alla luce del sole che non sarebbe mai arrivato. E mi dispiace che tanti siano andati dietro ai famosi giornalisti che hanno portato avanti questa idea per mesi, perché adesso si andrà a creare appunto il clima di malcontento, perché adesso De Laurentiis annuncerà a fine campionato il nuovo allenatore, che non sarà Conte. La gente voleva Conte, quindi di conseguenza la gente si incazza, andrà a contestare già dal primo giorno il nuovo allenatore e quindi si è creato il clima perfetto per il nuovo allenatore che appena arriva e già trova la contestazione. Ecco, quindi veramente mi dispiace per tutti quelli che credevano veramente che arrivasse Conte. Comunque, per concludere adesso, quali sono i nomi in poll? Secondo Di Marzio sono due: Pioli o Italiano. Ecco, Pioli o Italiano sono due aziendalisti. Sono proprio il profilo perfetto per De Laurentiis, per l'allenatore che vuole De Laurentiis. Io se devo scegliere tra due preferisco prendermi Italiano, onestamente. Secondo me Italiano ha più margini di Pioli. Vabbè, economicamente parlando sono due giocatori, sono due allenatori economici. Ecco, la parte economica pure secondo me è influito su Conte, perché Conte di base vuole tanti soldi e poi vuole un mercato potente dal punto di vista quantitativo dei soldi. Ecco, quindi anche quello avrà influito. Italiano o Pioli? Questi sono i due nomi al momento in poll. E poi subito dopo Gasperini, tutti e tre nomi occupati con le rispettive squadre. Pioli forse è quello che potrebbe già parlare del futuro, perché Pioli ha finito la stagione a Milan, invece l'Italiano c'ha ancora da fare la Conference League, così come Gasperini ha ancora da fare l'Europa. Comunque i tre nomi sono sempre quelli là, sono sempre i stessi nomi. Detto questo ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Noi ci vediamo alla prossima e sempre e comunque Forza Napoli, e mi raccomando,
questo è un invito che vi rifaccio e che feci qualche giorno fa. Ragionate con la vostra testa e non andate dietro ai giornalai.